Come gestire la contrattazione di una data nella propria città? È una domanda che mi è stata fatta tempo fa e a cui non ho mai risposto, e quindi ne approfitto oggi perché, pensandoci, io credo che ci siano due situazioni in cui una band si trova quando suona nella propria città. O ha bisogno appunto di suonare, quindi è la band che cerca la data perché magari deve presentare un disco, perché deve suonare, vuole suonare, allora è la band che va a cercare, diciamo, il locale e gli propone appunto una propria serata live. Oppure c'è un secondo caso in cui praticamente è il locale che cerca la band, perché magari questa band è in un livello più avanzato, ha fatto più concerti già nella propria città e anche fuori, è un po' conosciuta, diciamo, ha un proprio seguito, no? Perché esiste anche il seguito locale, no? Cioè, band che magari fuori non conosce nessuno, però se suonano nella loro città la gente li conosce, li va a vedere, ok? Esiste anche il seguito locale, ok? Ovviamente una band non può fare affidamento sul seguito locale, dovrebbe cercare appunto di farsi conoscere a livello nazionale, perché non può vivere di musica se suona soltanto i propri pezzi. Parliamo di band che suonano i propri pezzi nella propria città. Quanti concerti puoi fare? Poi la gente si stufa, ok? Proprio manca la possibilità di proprio monetizzare. Puoi fare un concerto, due concerti, ma se vuoi vivere di musica, della tua musica, dei tuoi brani, ovviamente devi avere un approccio nazionale. Comunque, nella tua città puoi essere conosciuto, quindi il locale, poi succede che i locali magari ti vengono a cercare, ti propongono, fai una serata perché sanno che hai il tuo seguito. Allora, come ci si comporta? Allora, nel primo caso, se siete voi che state cercando il locale, se avete bisogno di suonare, potete anche, diciamo, trattare sul prezzo, nel senso, se proprio il vostro obiettivo è suonare, potete anche invogliare il gestore del locale proponendo anche un prezzo basso, tanto non è che avete grossissime spese, siete nella vostra città, tutto quello che guadagnate, diciamo, è pulito, nel senso non avete spese, grosse spese, né di dormire, né di viaggio, di benzina, perché siete nella vostra città. Il consiglio che vi do, ragazzi, è di evitare, come la peste proprio, di evitare di fare quelle cose lì che a volte i gestori ci provano, dicono, ti propongono una cifra e poi ti dicono, vediamo come va. Per esempio, voi chiedete 150, allora loro ti dicono, vabbè, facciamo 100, poi vediamo se va bene. Queste cose, diciamo, per esperienza vi posso dire che alla fine vi danno 100, anche se il locale è pieno, troveranno il modo per darvi soltanto 100. Quindi il consiglio è essere chiari e categorici, anche se vi abbassate un po' il prezzo, però stabilite una cifra che è quella e fatevi dare quella. Non fate questi giochini, se viene gente, se non viene gente ti do una percentuale sul bar, lasciate perdere. Cash fisso, il vostro compenso che pattuite prima, magari scendete anche un po' di prezzo se avete bisogno di suonare, e poi E quello rimane, senza giochini. Questo è un consiglio che vi posso dare. Se siete nella condizione che il locale vi cerca, che magari siete in un momento in cui avete già fatto un disco, due dischi, avete suonato fuori, dentro, nella vostra città, fuori dalla vostra città, siete conosciuti, qualcuno ha parlato di voi, quindi anche se è rafforzata, diciamo, la fama, tra virgolette, nella vostra città, il locale vi contatta e dice, beh, ma voi non la fate una serata quest'anno, questo mese? Magari voi state registrando il disco. Allora, a quel punto è il locale che vi cerca. A questo punto io, il mio consiglio è sparate alto, perché se dovete andare a suonare, magari siete in una fase in cui state registrando, non state facendo serate, beh, se siete in quella fase che non state cercando live, se qualcuno vi cerca un live nella propria città dove magari avete suonato già migliaia di volte, a quel punto lo fate, diciamo, per soldi. Ecco, non ha senso continuare a suonare nella propria città se non per monetizzare un po', secondo me. Continuare a suonare poi anche si svaluta il progetto, quindi sparate alto, non abbiate paura di chiedere 300-400 euro, magari non ve ne danno 400, magari vi attestate sui 250-300, poi dipende dalla vostra popolarità, oppure vi potrebbero dire di no, e se vi dicono di no, pace e salute, tanto voi non li avete cercati. Quindi se vi cercano, il mio consiglio è sparate alto, cioè fatevi valere, non vi svalutate, cioè è un concerto, noi portiamo tot gente, ti riempio il locale, e quindi chiedete il giusto, sparate alto. Questi secondo me i due casi principali quando si tratta di suonare nella propria città e come gestire la trattazione di una data con il gestore di un locale che vi conosce, perché è della vostra città. Se avete altri consigli scriveteli nei commenti, così può essere utile per tutti. Raccontate anche le vostre esperienze, se suonate regolarmente nella vostra città oppure no.
Può essere anche il caso che suonate dappertutto e magari non riuscite a suonare nella vostra città. E succede anche questo. Quindi, ditemi la vostra, raccontate le vostre esperienze e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.